Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di due ufficialità in casa Crotone e andiamo comunque a parlare di due colpi molto molto interessanti. Io partirei subito dal colpo per la porta perché è importante andare a parlarne. Infatti, io ufficialmente per la porta Contini, quindi sarà lui che dovrà comunque giocarsi il posto con Festa e Saro. E qui adesso apriamo un discorso, parliamo prima di Contini e poi comunque facciamo tutto un discorso. Stiamo parlando comunque di un portiere classe 1-6 che arriva con la formula del prestito secco dal Napoli, un'operazione durata tantissimo tempo, così come ha detto anche lui in conferenza. Finalmente sono arrivato a Crotone perché effettivamente la trattativa è stata molto molto lunga, il Napoli l'ha tirata per le lunghe, alla fine è finalmente arrivata questa ufficialità, quindi Contini può lavorare con il Crotone e può comunque giocarsi da subito il posto. Giocatore che è esploso, diciamo, non tanto l'anno scorso, quanto più 2 anni fa a Chiavari e con l'Entella, dove fece comunque molto bene, uno dei migliori portieri della Serie B. Poi stette comunque l'anno scorso come terzo a Napoli e forse qualcosina ha perso, perché avendo fatto comunque molto bene avrebbe dovuto magari continuare per dare anche continuità comunque di prestazioni. Invece è rimasto, voluto rimanere a Napoli. Adesso lo prende il Crotone, sicuramente rinforzo interessante. Certo, avrei preferito un Falcone, per dire, però era veramente un qualcosa di complicato. Falcone che sembrerebbe essere vicino tra l'altro alla Ternana, tra l'altro. Detto questo, però, anche Contini rappresenta un buon colpo, un portiere che viene però da una sorta di anno sabbatico, quindi anche da valutare. Però alla fine tra i pali è bravo, può far bene. Sono contento del suo arrivo, comunque conosce anche Cordaz, speriamo che gli abbia dato comunque dei consigli positivi, ovviamente la Alex a Contini, Cordaz ovviamente. E detto questo, ecco la questione portieri, perché in questo momento il Crotone ha 3 titolari. Credo che a questo punto Festa esca, onestamente penso Festa esca, non, sinceramente spero che uno vada via, onestamente uno dei tre vada via, non vada via, comunque venga ceduto uno dei tre. Contini non può essere ceduto ovviamente, uno tra Saro e Festa deve essere ceduto, perché non si possono avere 3 portieri comunque quasi alla pari, perché comunque Saro è un ottimo portiere, non può fare un anno in panchina, deve giocare assolutamente, è rampa di lancio, viene da un'ottima stagione, deve per forza giocare. Magari può restare a Crotone come secondo o alternarsi con Contini, ma non può stare fermo un anno come terzo a Crotone. Ripeto, non può stare fermo un anno, deve giocare, è rampa di lancio e deve continuare a giocare. Quindi a sto punto vogliamo tenerci Festa perché sta facendo bene, sta dimostrando di poter rimanere a Crotone, un uomo spogliatoio, perfetto, mandi in prestito Saro. Però deve giocare Saro, questo è una cosa molto importante. Se invece Festa non si valuta comunque a livello del Crotone, si cede tranquillamente Festa da qualche parte e si tiene Saro a fare comunque da spalla a Contini e da alternarsi con Contini, se no si manda in prestito Saro, si fa giocare che è fondamentale e si tiene invece Festa per fare comunque per alternarsi con Contini. Questa è la cosa importante. L'importante è che si preservi Saro perché è un investimento importante, perché è un ottimo portiere, viene da una grande stagione e deve continuare a giocare, non può adesso fermarsi o comunque stare un anno in panchina, assolutamente no. Per favore non facciamo questo errore, veramente lo dico qui. Non facciamo questo errore di tenere Saro in panchina a marcire, per favore. Se vogliamo, cediamo Festa, però bisogna avere due portieri, non tre, a praticamente stesso livello. Quindi uno tra Festa e Saro deve essere ceduto. Non, ovviamente Saro non ha titolo definitivo, in prestito, l'importante è che giochi. Se deve rimanere a Crotone, comunque va bene, però deve essere ceduto Festa. Deve rimanere per giocare qualche partita, non può stare fermo un anno, anzi. Non può stare fermo a fare il terzo. Festa a fare il terzo non ci rimane, perché comunque ha fatto il secondo in Serie A, a fare il terzo in Serie B è un po' un passo abbastanza corto, quindi credo che comunque non voglia rimanere a fare il terzo. Quindi cediamo Festa o in prestito Saro. Questo è molto molto importante. Quindi chiusa la questione portieri, continuiamo con le ufficialità, perché oltre a Contini arriva anche un rinforzo per le parti centrocampo, perché firma ufficialmente Skhirò. Rinforzo molto intrigante, soprattutto per la formula, perché arriva a titolo definitivo, inaspettato. Mi aspettavo comunque arrivasse in prestito, in realtà firma un triennale con il Crotone, quindi ennesimo colpo in realtà a titolo definitivo per un Crotone che sta facendo diversi investimenti
a livello definitivo, soprattutto i giovani, è arrivato Mondonico, Visentin, tutti questi giocatori giovani comunque sono arrivati a titolo definitivo, quindi investimenti importanti per il futuro, lo stesso Saro che ho appena citato. Centrocampista comunque classe 2000, interessante, giocatore che può comunque ricoprire un po' tutti i ruoli del centrocampo, più che altro il, diciamo, ruolo principale forse è il mediano, vista anche la statura e il fisico. Può coprire con quello di mediano, lui che comunque ha fatto una buona stagione l'anno scorso a Carrara con la Carrarese, però diciamo che di altre esperienze professionistiche non ne ha. Ed è un rinforzo molto interessante perché, ripeto, visto il fisico da mediano, è importante per quello che vi dicevo prima: serve un mediano, serve un giocatore che sappia rompere il gioco avversario, che comunque riesca a ripiegare bene, comunque con velocità, visto che il centrocampo fa molta fatica, avendo comunque dei giocatori che avanzano molto come Ben Ali e Vulic, poi quando gli altri ripartono, gli avversari ripartono in contropiede a ripiegare, facciamo fatica e la difesa viene pressata in maniera esagerata. E poi si parla di errori difensivi, in realtà poi è il centrocampo che non aiuta per nulla la fase difensiva, quindi è importante avere un giocatore che riesca a rompere il gioco avversario e che comunque riesca anche a ripiegare velocemente. Skhirò può essere questo tipo di giocatore, è un giocatore comunque giovane, quindi che può dare grande disponibilità, vorrà sicuramente mettersi in mostra, profilo assolutamente interessante, colpo da non sottovalutare e vedremo un po' cosa riuscirà a fare. Sono contento del suo arrivo, è un under, quindi da comunque non ovviamente adesso esaltare o cose così, da comunque cercare di far giocare, far crescere, e comunque è nostro per i prossimi 3 anni, quindi sicuramente questo è molto, molto importante. Quindi dobbiamo stare attenti, cercare di tenerci e cercare comunque di coccolarlo per farlo crescere il più possibile a Crotone. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!